guardami negli occhi e poi non te ne andrai. Voi non li conoscete, perlomeno ne leggete solo qualche volta i nomi in testa ai servizi. Eppure questi cineoperatori vi parlano ogni giorno attraverso lo schermo del vostro televisore. Sono infatti i nostri cineoperatori del telegiornale, di cronache italiane, dello sport e di tante e tante altre rubriche. Sono tecnici e poeti dell'immagine. Mi ascolterai, guardami negli occhi e poi tu resterai. Qui a Ferrania, nell'entroterra appenninico in provincia di Savona, si sono riuniti come tecnici. Per loro, come per quanti hanno abbracciato una professione moderna, l'adeguamento tecnologico è infatti il fattore più importante di una responsabile preparazione professionale. Di questa preparazione, la pellicola è materia prima e insostituibile. A Ferrania si produce ogni anno tanta pellicola quanto è sufficiente per avvolgere interamente ben 8 volte la terra. Il processo produttivo è a ciclo integrale, dal supporto bianco in plastica fino alla pellicola pronta ad essere impressionata. Ai nostri cineoperatori è stato chiesto di collaborare alla messa a punto di un nuovo tipo di pellicola studiata dalla Ferrania proprio per le esigenze delle riprese d'attualità, come ha sottolineato uno dei suoi ideatori, il dottor Antonio Marenco. È una pellicola soprattutto per l'attualità, non solo, ma questa permetterà agli operatori di non dover, diciamo, preoccuparsi delle condizioni tecniche di ripresa, quali siano rapporti di luce, quali possono essere anche rapporti, diciamo così, tra giorno e sera, tra interni ed esterni. Perciò una maggiore duttilità del materiale ed una maggiore resa e soprattutto in queste condizioni anche, diciamo, in assoluto un'immagine migliore. I cineoperatori hanno discusso con i tecnici della Ferrania le caratteristiche della nuova pellicola. I dilettanti dell'8 mm e del Super 8, guardando i programmi di attualità televisiva, avranno quindi un banco di prova particolarmente qualificato. A loro disposizione ci saranno infatti, oltre agli studi e alle esperienze della casa, anche quelle dei nostri cineoperatori, che filmano ogni anno milioni di metri di pellicola in ogni condizione ambientale di luce.